Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati sul canale. Allora, questa sera ormai vi propongo un video che spopola sul web, ma io non ve lo propongo per fare un video a chiappa visualizzazioni, anche perché il mio canale è talmente piccolo che di acchiappare visualizzazioni manco per niente, cioè proprio acchiappo che le mosche forse. Vabbè, comunque diciamo che questa tipologia di video è una novità sul mio canale, perché molte persone hanno fatto video riguardanti una tipologia di servizio che, al quale si può accedere su vari siti, e io non avevo ancora provato questa tipologia di servizio, e adesso vi faccio vedere nello specifico di cosa parliamo. Mi è arrivata proprio oggi la box, la beauty box di Look Fantastic. Allora, tutto questo è per colpa o per merito di Betty82, ma al mio tesoro, perché lei mi è stata molto utile, più che altro perché le ho chiesto, dato che lei appunto ha l'abbonamento da parecchio tempo, le ho chiesto un po' come si trovasse con il servizio, dato che i prodotti sono sempre molto interessanti, il prezzo, scusate, è veramente molto molto competitivo, e quindi chiedevo più che altro informazioni al riguardo. Ebbene, è un servizio, come ben sapete, in abbonamento, dove si può scegliere di acquistare la beauty box mese per mese, oppure si fa un abbonamento trimestrale e poi si vede di rinnovare in maniera diversa. Comunque si può disdire il tutto in qualsiasi momento senza problemi, per cui mi sono decisa, ho detto vabbè, proviamola. Veniva 15 euro in sostanza al mese, ho fatto per ora il trimestrale, poi vedremo come andrà, e mi è arrivata lei, l'oracolo di Look Fantastic. Bene, allora, il tutto mi è arrivato, se riesco a trovare la scatola ve la faccio vedere, il tutto mi è arrivato comunque in una scatola di cartone che al momento non trovo. Comunque vi lascerò la foto dello scatolone all'interno del quale si trova appunto la box. Come vedete è fatta di un bel cartone molto spesso, ed appunto, diciamo, come tematica pasquale primaverile c'è questa colorazione in lilla con tutti questi dettagli in arancione e poi in bianco. Questo è l'hashtag di Look Fantastic Beauty Box. E niente, appena voi la aprite c'è subito un messaggio sul coperchio: hello spring, we missed you. Ciao primavera, ci sei mancata tantissimo, ci sei mancata in questa, poi in questa situazione di quarantena ci manca ancora di più tutta la normalità e tutta la bellezza anche solo del susseguirsi delle stagioni. Comunque, appunto, questo messaggio di positività con sempre l'hashtag di Look Fantastic e della sua beauty box. E poi all'interno c'è tutta la brochure con la descrizione dei prodotti che poi si troveranno all'interno. Ecco qua. Io volutamente questo mese mi sono trattenuta molto dal guardare video inerenti alla box, perché volevo, insomma, lasciarmi un po' anche la sorpresa per me, ecco. Allora, questo è l'interno. Come vedete, tutto si trova custodito all'interno di questa velina sempre arancione. Come vedete cioè la apro in diretta con voi. A questo punto, con il bellissimo adesivo della beauty box, andiamo ad aprirla. Purtroppo devo fare un po' di forza su questo sigillo, mi spiace, ho rotto un po' la carta, ma pazienza. Ecco qua, aprendo si trovano poi i prodotti all'interno della box, e questi sono appunto i prodotti. Come vedete, all'interno la box ha questi ritagli di carta sempre arancione per proteggere ancora di più i prodotti. E andiamo a vedere di che cosa parliamo.
primo prodotto che mi salta all'occhio, e questa però l'avevo già vista in qualche video anche da Betty82, è questa palettina di ombretti, la Peach Blossom di Bella Pierre. E sappiate che io Bella Pierre non l'ho mai provata. Cioè, guardate la bellezza di questi ombretti, sono veramente veramente bellissimi. Non lo so, proviamoli come mio solito. Oh mio Dio, bellissimo questo color corale. No vabbè, che bella scrivenza che hanno. Poi proviamo lui. Guardate, bello anche lui, molto molto luminoso. Guardate qua, che luce. Poi proviamo questo pesca. Sono tutti luminosissimi. Ecco qua. E poi l'ultimo, che è questo color rame, bellissimo. Ma vabbè, vabbè. Cioè, guardate qua che colori. Bella, bella, bella veramente. E questa qua appunto si chiama Peach Blossom Eyeshadow Palette. E appunto sono quattro ombretti, sì, pressati, che si chiamano Dahlia, Glisten, Hawaii e Coppermine. Andando avanti con la box, troviamo questo prodotto di Erno Laszlo, Hydrate and Nourish. È una lozione idratante in un formato da 15 ml di questo brand che io assolutamente non conosco, che però è troppo carino. Guardate che piccola. Questa qua è comodissima anche da portare in viaggio, e essendo una lozione sicuramente sarà facilissimo utilizzarla anche senza dischetti di cotone. È un tonico senza alcol, quindi ovviamente una lozione senza alcol. Niente, altro prodottino sicuramente divertente da scoprire. Poi queste pinzette di The Vintage Cosmetic Company, che sembrano veramente molto carine, troppo belline. Vediamole subito, eccole qua. Sono le classiche pinzettine delle quali non si può mai fare a meno, anche perché non so a voi, ma a me queste spariscono come le forcine per i capelli, nella stessa identica maniera. Secondo me vanno a finire nello stesso universo parallelo. Eccole qua. Poi abbiamo questa lozione corpo di Ameliorate Smooth Skin Science, ed è una lozione corpo con alfa idroxiterapi, sicuramente il principio attivo diciamo brevettato dal laboratorio di questo brand. Questa appunto è una lozione corpo testata dermatologicamente, e anche lei, io questo brand assolutamente non lo conoscevo, essendo un 30 ml anche questa comodissima da portare in viaggio o da comunque da portare dietro ovunque si vada. E sicuramente questi formati piccolini come anche questo qua sono assolutamente comodi per testare prodotti e vedere un po' la reazione che ha il nostro corpo con questi prodotti, per cui sarà sicuramente curioso provare anche questo prodottino qui. Oh, poi abbiamo di Mind 10 Body Skin questo scrub al caffè. Questo scrub appunto è uno scrub al caffè esfoliante che aiuta anche poi a rigenerare la nostra pelle. Anche questo, mai, anche questo brand non l'avevo mai visto. Qua vi fa anche vedere come si deve utilizzare, ovviamente sotto la doccia si apre
il pacchettino, lo si utilizza sul corpo e poi si sciacqua tranquillamente. È un formato da, vediamo se riesco, 30 grammi, eccolo qui. Anche questo sicuramente molto molto interessante come formato per trovare appunto nuovi prodotti. E l'ultimo prodotto, ma non per importanza, è questa maschera di Star Skin, che è illuminante e nutriente. È una maschera, come vedete, che ha appunto il due step, uno step nutriente e l'altro step poi illuminante. È una maschera appunto in tessuto, l'olio di camelia è a 100%, addirittura vi dà l'indicazione travel friendly, eccola qua. Io Star Skin l'ho sempre visto ma non l'ho mai acquistata. Come vedete qua dietro vi dice proprio come utilizzare il prodotto. Vedete, il primo step è pulire la faccia e tamponarla per asciugarla leggermente, aprire la capsula e massaggiare sulla faccia l'olio di camelia, poi aprire ovviamente lo step 2, quindi la parte della maschera in tessuto che è già imbevuta, ed applicarla per 15 minuti e poi togliere il tutto e non importa risciacquare. Ecco, per cui addirittura questo qua è da applicare direttamente poi sul viso. E questa qua è sicuramente una maschera che devo provare quanto prima. Addirittura c'è l'indicazione Korean Top Innovation, Leading Ingredients. Quindi è sicuramente un prodotto da non farsi sfuggire, un brand da tenere sott'occhio. Bene. Come al mio solito vi metto qua tutti insieme i miei valorosissimi e fedeli compagni di viaggio. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi un bel like come sempre, spero di esservi stata comunque utile nonostante appunto vi abbia detto e sappiate benissimo che il web pullula di video sulle beauty box, però spero che vi abbia fatto piacere vedere anche il mio feedback sulla box. Vi lascio giù nell'info box il link al sito di Look Fantastic. Come sapete ho ancora uno sconto da poter utilizzare, per cui se avete intenzione di fare un ordine su Look Fantastic scrivetemi su Instagram, tanto trovate tutti i riferimenti durante il video e anche qua sulla pagina del canale. E niente, se vi va, sempre e solo se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!